provvedimento per come funziona nel migliore dei mondi possibili, in una Italia di soli onesti. Massimo Bitonci, lei intanto condivide l'entusiasmo espresso da Valeria Ciarambino di un provvedimento che promette a chi fa lavoro in casa di non pagare i lavori e quindi o le imprese costruttrici fanno da banche e quindi anticipano tutto quanto, oppure si va a coinvolgere il sistema bancario, che magari in quello ci lucra. Beh, intanto premetto che il sistema dei bonus e dei crediti d'imposta sta insomma rilevando un certo fallimento, cioè nel senso che abbiamo visto proprio l'altro giorno i dati sul bonus turismo, sono stati spesi solamente 200 milioni sui 2 miliardi Stiamo e mezzo sull'edilizia. Messi a disposizione. Cioè, è un sistema che può funzionare nel momento in cui c'è gente, ci sono persone, famiglie che possono spendere. Io direi che tra tutti, e ne ho contati prima 45 perché sono tantissimi, ve li mostro, i bonus in Italia, sono 45 bonus casa, bonus famiglia, bonus bebè, insomma dopo li vedremo magari in trasmissione, forse l'unico che può funzionare è questo bonus al 110%, comunque dopo vedremo a consuntivo, perché è anche vero che quando le famiglie non hanno risorse da spendere non possono neppure impiegarle nei lavori di ristrutturazione, e comunque i vincoli che ci sono all'interno del provvedimento sono vincoli abbastanza restrittivi. Non vorrei che poi alla fine coloro che possono effettivamente attrarre, arrivare al bonus, la percentuale possa essere inferiore di quella prevista.